Alla cronaca su Sky TG24 la strage di Erba, no a istanza di revisione, confermato ergastolo per Bazzi e Romano, nessun nuovo processo per i coniugi ritenuti responsabili della morte di Raffaella Castagna, suo figlio Youssef Marzouk, la madre Paola Galli e la vicina di casa Valeria Cherubini. Lo ha deciso la Corte d'Appello di Brescia dopo circa 5 ore in camera di consiglio. Aziz Marzouk, padre e marito di due delle quattro vittime, ha detto: sono deluso, non sono stati loro. Sull'ANSA, Blinken, i paesi della NATO hanno iniziato a trasferire gli F-16 a Kiev. Biden apre il vertice annunciando nuovi sistemi di difesa aerea all'Ucraina insieme agli alleati. Appello alla Cina, fermi il sostegno alla Russia contro l'Ucraina. A proposito di Biden, TGCOM 24, le presidenziali USA, sul New York Times, George Clooney: voglio bene a Joe Biden, ma abbiamo bisogno di un nuovo candidato. In un editoriale sul New York Times, l'attore chiede il ritiro del presidente dalla corsa alla Casa Bianca, non può vincere la sua battaglia contro il tempo. Sull'ADN Kronos, ancora notizie dall'estero: Gran Bretagna uccide moglie e due figlie di un commentatore BBC con una balestra e caccia all'uomo. È nota l'identità del presunto killer. Le tre vittime avevano 61, 25 e 28 anni. Il commentatore radiofonico era un ex agente di polizia.